Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Siamo qui dall'area stile del Royal Hotel di Sanremo con la mitica Chiara. Ciao, Chiara. Ciao a tutti. Come stai? Bene, bene. Però non ho capito dove devo guardare. Oh, dove vuoi, guarda, Guardo sono lì. Tutte per te. Bene, ti guardo, allora guardo te. Bene, benissimo, sono contenta. Ti vedo anche in grande forma. Grazie. C'è stato un cambiamento, una svolta nella tua vita? Ho cambiato stile di vita, mi sono un po' ritirata, tra virgolette, per un annetto, perché volevo lavorare al mio album, volevo mettermi un attimo in ordine tutto quello che avevo fatto, perché ce n'era il bisogno, insomma, al terzo album. Sei diventata anche salutista, no? A proposito. Sì, prima non ero molto salutista. Neanch'io, guarda. Complimenti, poi ci direi bene il segreto, di questa forma perfetta. Senti Chiara, allora parliamo, tu sei già stata due volte sul palco dell'Ariston, quindi sei di casa. È una cosa che non funziona così. No, Anzi, ti dirò che sono quasi più emozionata adesso che le altre due volte, perché siccome ci lavoro da tanto sono molto fiera, di questa canzone e ci tengo molto, perché non potevo fare niente di diverso. Sono agitata perché penso magari piacerò, non lo so. Piacerai. Piacerà la canzone, spero di non agitarmi troppo, di riuscire a farla arrivare, di non, insomma... Le solite paranoie quando devi fare una cosa importante, ecco. Certo, beh, insomma l'obiettivo l'hai sempre centrato, quindi Vediamo un attimo. Senti, Nessun posto è casa mia, un brano, il brano appunto che porterai sul palco in collaborazione col maestro Pagani. Ci vuoi raccontare qualcosa di questo? Beh, allora, intanto non vedo l'ora di cantarlo, perché comunque le canzoni, cioè questa è una canzone magica, è una canzone un po', è semplice ma complessa, quindi è anche difficile spiegarla, non è liquidabile in due frasi, ecco. Se posso dire, devo dire che io mi ci rivedo, mi sono emozionata molto, perché ha dato la sensazione di farmi ripensare comunque alla mia vita, al fatto che sono andata via presto perché volevo fare la cantante e che quindi ho lasciato i miei affetti, e poi dopo, quando sono comunque arrivata invece a Milano, ho ritrovato un'altra famiglia, quindi adesso la mia casa è anche a Milano, e quindi mi ha fatto pensare al fatto di quanto possano essere importanti le persone in generale. Ecco, però poi, siccome ci possono essere varie sfaccettature, varie declinazioni, se una persona è successa un'altra cosa, potrebbe pensare che il senso della canzone sia quello, quindi non ci resti ascoltarla, perché le parole non servono a niente, le descrizioni delle canzoni. Brava, ecco, Chiara. Non ci resta che ascoltarla, manca poco, dai. Senti, ma chi ci sarà a fianco a te? Nel senso, sul palco sarai da sola, ovvio, però dietro le quinte. Beh, l'album è stato. Allora, la canzone è stata scritta da Nicolò e Carlo Verrienti, che sono salentini. E l'album intero invece è stato prodotto da Mauro Pagani, l'anno scorso, quando comunque ci siamo presentati, io sono arrivata confusa fino a un certo punto, insomma sapevo che dove dovevo andare, ma non avevo sinceramente ordinato la questione, anche perché hai bisogno di qualcuno che ti faccia le domande giuste, anche se tu hai le risposte ma non sai dove sono. E diciamo che con lui ho fatto un bellissimo lavoro, perché mi ha direzionato, e ora posso dire che l'album, che uscirà il 24 febbraio, Nessun posto è casa mia, come la canzone, è omogeneo, è vero, molte canzoni sono anche nate nel mio salotto, è stato un album un po' fatto alla vecchia, però, mi piace questa cosa, alla vecchia. Però ora come ora mi rendo conto che sia l'unico modo per fare un album in cui poi, che ti rappresenta veramente, ecco, cioè il tempo non si inventa. Giusto. Tra l'altro Mauro Pagani sarà con me la serata della cover, se la farò. Parliamo della cover, perché hai scelto anche una canzone, insomma, bella impegnativa. Sì, canteremo Diamante di Zucchero. Ah, meravigliosa. Non è impegnativa, perché è talmente tanto bella la canzone che quasi si canta da sola. Cioè, è una canzone proprio perfetta, e lui mi accompagnerà prima con il mandolo andaluso e poi dopo con un assolo di violino, e ci divertiamo, anche perché comunque anche il modo in cui abbiamo arrangiato la cover è in linea con l'album. Quindi
cioè il difficile, la parte difficile l'ho fatta. Adesso devo solamente gestire l'emozione, l'ansia. E come la gestisci? Non lo so. Non lo so. Gesticolando. Non metterò i tacchi alti perché col cavolo. No, 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 io un altro pensiero non me lo metto sopra la testa, ho già altri pensieri. I tacchi sono impegnativi, è ecco. Vero, è vero. No, no, guarda, per carità. Scalinata, paura della non scalina. Non c'è la scalinata, però non c'è. La fate la scalinata. Però ho visto durante le prove che c'è un pavimento con i buchi, quindi cioè se uno c'ha un tacco a spillo, arrivederci. Comunque io non avrò nessuno di questi problemi. Bene, super concentrata per salire sul palco dell'Ariston. Sì, devo superare la giornata e poi dopo sarò super concentrata. Vai, vai. Senti, Chiara, un'ultima cosa, un saluto per gli amici di Radio Bruno. Ok. Lì. Ecco, adesso ce l'ho imbroccata. Ciao a tutti ragazzi, a tutti gli amici di Radio Bruno. Ciao. E ti aspettiamo anche a Radio Bruno Estate. Non ah, certo, certo. Verrò, è tra un po', però insomma, speriamo po', che arrivi. Grazie, Chiara. Ciao. Radio Bruno. Grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.